Bene, amici di Arte e Cultura, oggi ci troviamo a Messina, precisamente siamo nella piazza Grisafulli, dove ecco, ci siamo anche accorti, poiché questo è l'anno, ecco, il 25esimo anniversario della canonizzazione di Santa Eustochia, del monumento dove appunto è stato proprio installato. E con me c'è, ecco, uno di coloro che si sono un po' movimentati, ecco, impegnati nel far sì che si realizzasse questo, ecco, questo monumento. Siamo col dottor Antonino Bambara, giudice, che si è impegnato veramente verso i segni che il Signore ci dona attraverso i santi, attraverso, ecco, coloro che sono passati prima di noi con la loro esperienza. Ecco, vediamo in questa villa, proprio al centro, come nasce questo monumento, con quali motivazioni, e sappiamo anche che lo scultore è Sgaravatti. Sì, il monumento possiamo dire è nato per grazia di Dio. Come vedete, se andate ad esaminare la dedica che lo scultore ha fatto e che si trova nella fronte di questo monumento, ai piedi di una clarissa, di una delle due clarisse che offrono alla santa il gigno e gli altri elementi, segni della, diciamo, del francescanesimo, perché la santa era una santa di clausura. Il monastero è qui di fronte, il monastero di Montevergine, qui è una zona, la strada via 24 Maggio era la strada dei monasteri, l'altra strada è Sant'Agostino, è dove porta a Montalto o meno. Questo, come mise nell'ambito della, diciamo, dedica da parte dello scultore che lo ha fatto, cioè ad Eustochia, smeralda, viva espressione di quell'amore che tutto genere conduce. L'amore che tutto genere conduce, Dio, si vede già nell'ambito della preghiera, perché la santa Eustochia era una santa di preghiera, una monaca di clausura, e lo stesso nome significa preghiera, Eustochia, o per alcuni era Eustochio, che è la stessa cosa, perché è pregare, poi c'è del verbo pregare, io prego. Questa santa, nell'ambito della clausura, gli elementi, si rivolge, è stata sempre affezionata alla croce, e tutto vedeva in ragione della croce, croce che porta nelle mani, e sulla sinistra in alto si vede il sole con una croce di Cristo e dei raggi che penetrano dalla finestra della clausura per illuminare il viso della santa. Noi ci troviamo qua che è mezzogiorno e c'è anche un dato, diciamo, quasi miracoloso. Se a mezzogiorno proprio ogni volta il sole illumina il volto della santa, come voi vedete, e questo volto illuminato si vede anche dalla terrazza dove in clausura stanno le suore. Ecco, qua proprio il volto dell'altro che vediamo, che abbraccia, ecco, guarda verso il mezzogiorno, guarda proprio verso il sole. La luce, e viene illuminata. In realtà è proprio questa, diciamo, il sole con la croce o d'altro è la luce, perché Dio è la luce, e quindi questa luce che ci illumina e che ci dà, ci apre anche gli occhi e ci fa anche vedere delle cose che prima non vediamo. Prima che, ecco, che adesso andiamo un po' a guardare, a vedere, ecco, in tutta la sua completezza anche alle spalle, spieghiamo un attimino, perché noi alle sue spalle vediamo, ecco, il Papa Giovanni Paolo II. E perché si trova qui? Ecco. Si trova qui perché questo è il 25esimo anniversario della canonizzazione della santa. Questo, l'11 giugno del 1988 il Papa venne a Messina, primo caso di un Papa che viene a canonizzare una santa nella città in Italia, è stato il primo caso, e viene a canonizzare la santa nel 25esimo, l'11 giugno, e oggi anche lui è beato già. Dopo la morte tutti lo acclamarono, lo vollero santo subito, e Papa Benedetto XVI lo ha fatto già beato dopo solo 5 anni dalla morte. Nell'ambito di questo Papa che presenta, perché poi fece una bellissima messa di canonizzazione, quindi è stato fiera, qui, è stato qui, è stato, ha partecipato, qui, è passato, è andato al monastero, dove mi dicevano adesso, proprio non, nemmeno lo sapevo, che andando al monastero e sopra a Cristo Re, poi a Cristo Re adesso sono arrivate anche delle gocce del sangue del Papa,
in omaggio a quando è venuto qua e che l'aveva lasciato scritto che avrebbe voluto mandare delle gocce del sangue. Infatti miracoloso. Nell'ambito, dicevo, anche questo è nato miracoloso perché l'idea è partita, era già nei sentimenti delle suore avere un monumento, e si vede che avranno pregato tanto che questo monumento c'è stato. C'è stato. Ecco, un particolare, vedo che mancano, ecco, i piedi del Papa, ma questo, diciamo, è un pregio o un difetto? Sì, in realtà non le so rispondere. Potrei dire che è un pregio, potrei dire che è un difetto. Lo scultore si è consultato anche con dei teologi di Padova, dove lui è dato, e lo ha visto così, dopo che la madre Badessa gli disse: noi e i preti lei come ce li fa? Lui, che pensava di fare dei piedi, disse: no, voglio meditare sulla funzione della preghiera e sulla funzione della santità, e preferì togliere i piedi partendo da questa considerazione, che già la preghiera o la santità ci ha portato l'uomo in anima e corpo nel paradiso a vedere Dio. Ma chi rappresenta Cristo in terra, poiché Cristo non se n'è salito al cielo, ma se n'è salito il cielo ed è rimasto in terra con gli uomini, giornalmente con noi, e allora ha radicato la religione a terra. Qual è la dimensione di un Papa? Qua lo vediamo, se togliamo i piedi lo vediamo molto alto, ma è alto talmente, rappresentando Pietro con tutti i suoi limiti, non lo è. Questo lo è già, perché l'hanno già fatto beato, quindi lo ha già dimostrato. Ma a quel tempo ancora c'era la domanda: è solo un politico, solo per chi non crede? Per chi crede sa che qual è il valore della preghiera, della santità e di Pietro. Bene, quindi ecco, il monumento, quindi dicevamo, dello scultore Sgarabatti, ecco, è stato riempito anche alle spalle. Dove, sì, cosa troviamo alle spalle? Ecco, adesso andiamo a vederlo. Questa, come vedete, la parte del monumento non è stata realizzata come si voleva. Questo monumento non solo è stato fatto in ragione della canonizzazione, ma è stato fatto in tempo record di 88 giorni. Fra la visita del Papa, la realizzazione del monumento e l'ideazione quando si ebbe l'idea di poterlo fare. È nato su un desiderio e un sogno fatto allora dalla abbadessa di Montevergine, che aveva sognato che ci sarebbe stato questo monumento, e quando si è venuti e si è passati con lo scultore, dice: scultore, lei come ci fa il monumento? Perché noi pensavamo che lei ce li facesse senza piedi, io ho sognato che lei ce li faccia, ci deve fare dei bei piedi. E allora il monumento è realizzato col presente, il Papa che presenta a dita la santa alla città, perché è protettrice, già quando era beata era fra le protettrici, ora è messa fra le sante patrone secondarie, diventerà presto primaria. Anche perché lei, ricordiamo, perché la Maria è la Madonna della Lettera, quindi di fronte a questa Lettera non, di Messina. Di Messina. E allora, per presentare tutto questo complesso monumentale all'altezza di 3,80 m, la sola scultura, diciamo, che rappresenta da questo lato in fronte la Santa e le Clarisse, dietro tutta la vita e le opere della Santa e dei miracoli, e pesa 2200 kg. È costruita in quattro parti, perché nelle coste ci sono le preghiere che la Santa diceva, e dietro dà la figura della vita della Santa. Ecco, qui siamo nella parte, diciamo, posteriore, retro, ecco, sul retro. Ecco, cosa è rappresentato qui, ecco, sul retro? Questa parte della scultura è veramente di un valore enorme. E, come dicevo, è 3,80 m tutta l'altezza della scultura, e qui sono divise in cinque pannelli, il più grande è questo ultimo e i più piccoli sono più in alto. Sono cinque pannelli che si possono dividere a loro volta in due parti, la parte sinistra e la parte destra. La parte sinistra riguarda la vita della Santa con alcuni dei miracoli della Santa. La parte destra riguarda diciamo quella che potrebbe essere il mito, la leggenda, la coreografia, le aspettative, il perché della realizzazione. Nelle coste ci sono le preghiere che la Santa diceva, lodi del Signore che li cantavano sempre, perché poi nella clausura ogni 3 ore
hanno le orazioni. Questi canti sono le preghiere che la Santa Patrona dice per il popolo tessinese, per il quale invoca grazia e protezione dalla Madonna. Dottor Bambara, grazie. Grazie, grazie a voi. Vi seguiamo anche perché so che c'è questo convegno. Senz'altro. E quindi attenzioneremo anche. C'è tutto l'anno, perché l'anno è caratterizzato da tante cose. Nel mese di maggio i fedeli andranno alla casa, alla stalla dove è nata la Beata Eustochia, la chiesetta dove è stata battezzata, la chiesa di San Nicola. Sono tutte zone nella zona Annunziata, che è oltre San Francesco. Poi ci sarà la dedicazione della chiesa alla Santa, perché ancora è dedicato solo l'altare, mentre invece ci sono 25 anni. Quindi varie tappe. Avremo veramente molte cose belle da vedere. Grazie, continuiamo il percorso. Grazie, dottore. Buonasera e benvenuti a questa manifestazione nel 25° anniversario della santificazione di Eustochia Smeralda. Io vi auguro una buona serata e sono contento, come gabinetto di lettura, che voi siate presenti alle nostre manifestazioni, perché ricorre pure l'anno della fede, questo mi pare. E mi ricordo una frase del Vangelo: quando il figlio dell'uomo ritornerà sulla terra, è Gesù Cristo che parla, troverà ancora la fede? Grazie. Sono onorata di coordinare i lavori di questo incontro che il gabinetto di lettura ha voluto per rendere omaggio a una santa, la Santa Eustochia Smeralda, che non tutti i messinesi conoscono, perlomeno forse non la conoscono bene come meriterebbe. E io forse sono tra quelli che non la conosce bene, e stasera vorrò ascoltare con attenzione quello che avranno da dire i due eccellenti relatori, io qui, Monsignor Aliquò e il dottor Antonino Bambara. Spiritualità autenticamente francescana. Dobbiamo tenerlo presente per capire i suoi sentimenti, il suo linguaggio, la sua spiritualità e soprattutto e prima di tutto la sua fede. È una fede cristocentrica, è una fede che ha al centro il Christus Patiens. Dico subito che per me l'esperienza del monumento, ma di tutta la santificazione, è stata un'esperienza miracolosa. Ritengo che i miracoli siano di chi li capisce e di chi li possa vivere, per cui il miracolo addirato da altri può anche non convincerci. Per me però è stato un miracolo tutta la partecipazione e tutta la nascita anche di questo monumento. E allora, proprio perché ho ringraziato chi oggi mi ha fatto omaggio, ricordo come è nato, come è venuto, perché la nascita del monumento si deve a Dio. Si deve a Dio, legata alla Beata Eustochia, come l'autore del monumento, lo scultore Sgaravatti, ha messo brevemente in base, dove dice: a Eustochia Smeralda, viva espressione di quell'amore che tutto genere conduce. Il passaggio, la guida anche del monumento, è una guida della mano divina.
Grazie giudice Bambara di questo invito, ma io direi sono brevissimo, tempi televisivi, di ringraziare Pietro Silano dell'Hotel Jolie, che ha voluto prendere questa iniziativa di realizzare un documentario. Oggi siamo stati in piazza e abbiamo ascoltato tutto questo, appunto una sintesi di questo del dottor Bambara, attorno proprio alla scultura, all'opera che abbiamo visto in piazza. Di questo sarà fatto un documentario, verrà trasmesso a Telesud in provincia di Palermo, ma verrà inserito nel sito dell'Hotel Jolie di Palermo, e quindi lì si potrà vedere questo documentario che abbiamo cominciato a girare oggi pomeriggio, grazie al dottor Bambara che si è prestato a raccontare sul luogo, sul posto, proprio questa storia in sintesi. Grazie. Bene, quindi dicevo, questo progetto che è Arte e Cultura, in collaborazione quindi con l'Hotel Jolie, nella persona di Pietro Silano, realizza di fare questa visita a Messina per la Santa Eustochia. Io ho scoperto pure che della Santa Eustochia si dice tanto, poi di questo chiederemo anche agli esperti, della somiglianza dell'Annunziata di Antonello da Messina, e per la quale vengono proprio nell'Hotel Jolie, vengono per poi andarla a visitare presso il Palazzo Abbatellis. Abbiamo avuto sempre una sensibilità all'ascolto su tutto quello che riguarda il mondo della cultura, dell'arte, e quando ci viene proposto da persone dotate di una certa sensibilità come il dottore Bambara, appunto, abbiamo accolto subito questo invito e ci siamo prodigati a venire qui a Messina. Questa è una delle prime tappe, ma non sarà l'ultima, ovviamente. Vogliamo dare sempre di più spazio a tutto quello che è la sensibilità dell'arte e della cultura, che ci può dare tanto per riscoprire le nostre origini e per poter trovare un legame con tutto quello che oggi è un mondo globalizzato. Io ricordo, a proposito di Giovanni Paolo II, del Papa, il quale in un convegno molto importante, rivolgendosi alla cultura, poiché i tempi che viviamo oggi veramente, Giovanni Paolo II si è rivolto alla cultura dicendo: adesso tocca a voi. Queste sono delle parole che la RAI ha registrato, quindi che la cultura veramente può dare attraverso la storia. Sappiamo che si va avanti, ma è anche frutto per il futuro della Sicilia, per il futuro di ogni regione, studiando nella propria cultura, quindi dà sviluppo. Sì, assolutamente sì, è un elemento caratterizzante che ci contraddistingue e porta a dimostrazione che la sensibilità per la cultura e per l'arte fa crescere e fa andare avanti a piccoli passi, però a passi decisi. Quindi grazie a Pietro Silano e in questo meraviglioso Hotel Jolie, che è presente nel cuore di Palermo, proprio all'angolo in piazza Ignazio Florio, e che è nel cuore di Palermo e che quindi veramente ci regala di visitarlo anche Palermo, perché voi siete proprio in un punto stratega, si dice, insomma, in formula. Sì, diamo l'opportunità con questa giornata, rievocando il 25esimo appunto anniversario della Santa Eustochia, di trovare anche voi una similitudine del volto della Santa nell'icona, nell'effigie che rappresenta appunto Palermo nel mondo, che è l'Annunciazione di Antonello da Messina, che potete venire a visitare a Palermo al Palazzo Abbatellis, e possiamo dare un supporto logistico a tutto quello che è il vostro interesse riguardo la cultura e l'arte, con persone che ne sappiano parlare, non certamente io, però con persone di spicco e di una certa caratura culturale. Ok, grazie Pietro Silano, grazie ancora. Prego, arrivederci.